Donne importanti, donne capaci, che hanno anche contribuito in maniera profonda al cambiamento della nostra società, spesso sono sotto traccia. Questa è stata una donna che è stata capace di far venire fuori la sua forza, nonostante attraversata da un lutto terribile, ed è riuscita a fare rete con tutte le persone che in quel momento potevano essere utili per mettere in piedi il primo ospedale chirurgico per bambini. L'ex via Croce Rossa nel quartiere Chiaia è stata ufficialmente intitolata oggi a Teresa Filangeri Fieschi Ravaschieri, un toponimo che rende omaggio alla filantropa nata a Napoli nel 1826, nipote di Gaetano Filangeri, scrittrice e giornalista dedita ad attività socioassistenziali e ad opere umanitarie. Molto nota, oltre che per le opere di beneficenza, per il primo ospedale chirurgico per bambini in Italia, sorto nel cuore di Chiaia nel 1879, in ricordo della figlia scomparsa a 12 anni. Un impegno femminile straordinario, una donna quindi che non poteva mancare nella geografia dei nomi delle strade della città di Napoli. È la strada giusta quella di dare spazio alle donne e soprattutto recuperare un paradosso. In Italia, pensate, soltanto il 4% delle strade, delle piazze, dei luoghi delle nostre città sono dedicate a donne. Eppure lo sappiamo bene quanto le donne della storia, del presente ma anche del futuro siano trainanti e siano state testimoni e interpreti eccellenti di sfide nell'ambito culturale, medico, nell'ambito della non soltanto ricerca ma anche dell'impegno civile, culturale, politico. E allora questa intitolazione va in questo segno, un segno molto bello che caratterizza la città di Napoli, che dedica i suoi spazi alle donne e lo fa all'insegna di un marzo donna particolare, che è un marzo donna di resistenza e soprattutto di impegno forte e culturale affinché le donne, il femminile, sia sempre più protagonista nelle vite della città.